Cari fratelli e sorelle, questa sera il Signore chiede a ciascuno di noi: avete capito quello che ho fatto io? Questa sera il Signore ci ha convocati perché vorrebbe una risposta da ciascuno di noi. Noi nella vita abbiamo partecipato tante volte all'Eucaristia. Molti di noi frequenta ogni giorno, molti la domenica. Il Signore, in questa solennità della messa in sinagoga con la quale iniziamo il Triduo Pasquale, ci è riuniti nell'esperienza più intima che il Signore ha vissuto con i Suoi discepoli. E la domanda è un po' sorprendente, che forse ci crea qualche problema. Forse avremmo preferito altre domande, ma avete capito ciò che ho fatto io per voi? Vogliamo questa sera chiedere al Signore che si perdoni, perché anche le nostre partecipazioni alle celebrazioni eucaristiche tante volte sono un po' superficiali, sono prive di quella intimità che il Signore Gesù ha voluto condividere nel cenacolo con i Suoi discepoli. E vorrei soltanto riflettere su perché noi facciamo fatica a capire. Nella prima lettura abbiamo ascoltato come veniva celebrata la Pasqua ebraica. Veniva posto sugli stipiti delle case il sangue dell'agnello immolato. Ed era per, abbiamo ascoltato nel commento, era il segno che in quella casa c'erano amici che stavano celebrando, comunità che stavano celebrando, famiglie che stavano celebrando la Pasqua del Signore, che stavano ricordando il passaggio del popolo di Israele lungo il Mar Rosso e la sua liberazione. Però, cari amici, quel sangue era soltanto il segno della protezione. Yahweh si era impegnato a proteggere il suo popolo. Nel Nuovo Testamento, nelle parole che abbiamo ascoltato da Paolo nella seconda lettura, c'è un grande superamento. Dio non vuole più soltanto proteggere il suo popolo. Dio vuole stare con il suo popolo. E noi, cari amici, questa sera, di fronte alla domanda di Gesù, avete capito ciò che sto facendo per voi? Noi dobbiamo prendere coscienza che noi tante volte preferiamo il Dio che ci protegge piuttosto il Dio che fa comunione con me. È una scelta questa sera che vogliamo condividere insieme, superare l'idea del Dio che ci protegge. È troppo poco per Dio. Se noi siamo qui questa sera solo per garantirci la protezione di Dio, Gesù direbbe: non hai capito nulla. Noi torniamo nell'Antico Testamento. Questa sera vogliamo davvero fare un passo in avanti nel capire e nel comprendere ciò che il Signore ha fatto per i Suoi discepoli e che fa continuamente per ciascuno. E Gesù non vuole solo proteggerci, Gesù vuole stare con noi. Avendo amato i Suoi, li amò fino alla fine. Cari amici, questa esperienza ci fa qualche problema. Noi sì, siamo a messa, ma perché veniamo a messa? Diciamolo pure, per essere protetti. Ma questo non è ciò che vuole il Signore. L'Eucaristia non è la celebrazione del Dio che ci protegge, ma è il Dio che vuole camminare con noi, che vuole fare comunione con noi.
addirittura che sta in mezzo a noi come colui che serve, li amò sino alla fine, e il gesto del lavaggio dei piedi era il segno che questo amore era davvero sconfinato. Dio che serve e che lava i piedi dei suoi discepoli. Penso che la mente umana non avrebbe mai potuto pensare tutto questo. Noi pensiamo nella nostra testa, cari amici, c'è sempre il pericolo. Ma com'è possibile che il Dio potente possa lavare i piedi ai suoi discepoli? Com'è possibile che Dio possa stare in mezzo a noi come colui che serve? Questo, cari amici, ci crea problema, è uno scandalo. E noi dovremmo, tutte le volte che veniamo a messa, sperimentare questo scandalo. Dio sta con me, mi parla, diventa addirittura, come ci ha detto Paolo, cibo e bevanda della nostra esistenza. Forse non ci pensiamo sufficientemente. E noi non riusciamo più a raccontare a Dio i nostri fratelli, perché i nostri fratelli sanno che il Dio potente sia importante, ma non lascia la gioia della vita. Il Dio potente ci dà qualche soddisfazione, ma non ci dà la gioia di vivere. Noi questa sera in intimità con il Signore. Vorrei che insieme potessimo dire a Lui: Signore, continua a lavarmi i miei piedi. Continua, perché ho bisogno del Tuo amore, ho bisogno della Tua comunione. Come sarebbe bello se da questa sera non soltanto la celebrazione eucaristica, ma anche l'adorazione, fare esperienza del Dio che sta sempre in mezzo a noi come colui che serve. E questa sera compirò a nome di tutti voi il semplice gesto di lavare i piedi ai nostri fratelli, a un gruppo di nostri fratelli. Ma guai a noi se pensaste come bravo il vescovo. Guai a noi, perché quello che farò è solo il segno che Gesù è in mezzo a noi come colui che serve. Cari amici, noi dobbiamo dare questa testimonianza. Poi lo faremo anche noi in silenzio, nel nascondimento, ma ciò che noi dobbiamo testimoniare, annunciare, comunicare ai nostri fratelli, che Dio ha scelto di stare in mezzo a noi come colui che serve, che dona la sua vita per il suo popolo, per la sua comunità. E gli avvenimenti che vivremo insieme il Venerdì Santo e il Sabato Santo saranno davvero il momento in cui potremo capire fino in fondo ciò che già questa sera stiamo sperimentando nella celebrazione eucaristica, perché ciò che avverrà il Venerdì Santo e il Sabato Santo non sarà solo il ricordo, ma sarà soltanto il segno di una presenza che questa sera vorrei davvero noi potessimo scoprire fino in fondo, sia nella celebrazione eucaristica, sia poi nella adorazione eucaristica. Il Signore è in mezzo a noi come colui che serve. Ma vogliamo di più nella vita? Cerchiamo ancora un altro Dio? Cerchiamo ancora altre protezioni? Ma non è questa la forza della nostra vita? Sapere che Dio si comunica, vuole fare comunione con me, perché solo Lui può davvero riempire di gioia la nostra vita. E l'umanità ha bisogno di questa intimità con il Signore, perché soltanto questa intimità con il Signore può cambiare la vita dei nostri fratelli, a cominciare dalla nostra. E disse anche noi come il Signore Gesù, coloro che servono, che hanno compreso che la vita, quando tu non servi, non serve. Se tu non diventi anche tu come il Signore, uomo e donna che sono al servizio degli altri, la tua vita diventa insignificante, la tua vita è priva di senso. Vogliamo allora questa sera rispondere alla domanda di Gesù: hai capito? Capisci?
Vogliamo dirlo con molta semplicità, sia quando faremo la comunione, poi quando ci fermeremo nella adorazione. Signore, scusami, non ti avevo ancora capito. Come sarebbe bello se questa sera tutta la chiesa di Terra Moate potesse dire, Signore, Signore, quante celebrazioni eucaristiche, quante adorazioni eucaristiche, quante preghiere, ma non ti abbiamo capito. Pensavamo che tu volevi solo proteggerci, ti ringraziamo per questo, ma abbiamo capito questa sera che è troppo poco per te. Il Signore non vuole solo proteggerci, il Signore vuole camminare con noi, il Signore vuole donare tutto se stesso per noi. Avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. Ecco, portiamo nel cuore questa esperienza che questa sera vogliamo condividere insieme in questa intimità profonda con il Signore Gesù, in una comunità che si raccoglie intorno a Lui perché il Signore possa dire i sentimenti più profondi della sua esistenza. Non c'è momento più grande come la messa in cena Domini, nella quale il Signore Gesù comunica ai suoi discepoli gli ultimi sentimenti più intimi del suo amore per noi, per loro e per noi. Che il Signore ci conceda questa sera di avere questa capacità, questo coraggio di dire: Signore, ho capito poco di te, aiutami. E in questi giorni del Triduo Pasquale voglio stare di più con te per capire ancora di più cosa significa essere amato da te fino alla fine. Non so se ci avete mai pensato, essere amati da Gesù fino alla fine. Dunque non c'è amore più grande per la nostra vita di questo amore senza fine del Signore Gesù. E allora quando faremo la comunione il Signore sarà dentro di noi. Vorrei che insieme potessimo dire: Signore, Signore, apro il mio cuore e la mia vita a te, perché solo tu mi ami fino alla fine, donando tutto te stesso per me. Che il Signore ci conceda questa sera di sperimentare la grandezza di questo amore e poterlo comunicare con una vita molto semplice, molto umile, testimoniarla ai nostri fratelli, offrendo loro la testimonianza della presenza di Dio che ha deciso di stare sempre in mezzo al suo popolo, di stare sempre con noi come colui che serve e che si ama fino alla fine.